trovato. Quella lacrema me la porto. Oggi sono in giro a manifestare tutto il giorno e arriva un momento in cui non ci vedo più dalla fame. E allora ci vuole la fiesta. Bravo, dammo pure che dalla macchina così torno prima, eh. La verità è che non ci mangiamo solo schifezze, Maria. Come McDonald's. Bravo, come a McDonald's. E visto che se ci pensi ci arrivi pure tu, beh, prendi l'ultima pubblicità. Il nuovo McChicken, il panino col 100% di pollo. Perché finimmo? Ci siamo a te, niente? E quelli che lavorano là ti sorridono sempre, ti servono il panino e sorridono, ti danno il resto e sorridono, ma dico io, tieni un'età, con sto cappello in testa lavori per 12 ore al giorno per 300 euro al mese, ma che cacchio tieni da ridere? Il vero problema, Maria, è la globalizzazione. Scusa Peppi, ma che è sta globalizzazione? Che è la globalizzazione? Io penso che è. La globalizzazione è quando uno dice noi dobbiamo tenere tutti gli stessi globuli. Ah, come le analisi. Esatto. Ah. E noi ci stiamo usando. Prego. Il postino suona sempre due volte. Ho capito, ma tu mica sei il postino. No, ma mi piace Maria De Filippi. Ah. C'ha le palle. Giovane, ci vuoi chiedere? Sono salito per ringraziarvi. Questo è un sant'uomo, perché... Chi è? Ettore, mio cugino. Vostro zio è un sant'uomo, perché... Chi è? Filippo, mio nonno. Ah, l'avevo sempre detto per vostro cugino. Chi? Questo. Chi è? Dai, sono aprite. Aperto. Buongiorno. Tu vuoi chiedere tu? All'uccolo da sé. Viva l'acqua. A seconda! È un pugile suonato! Chi ha suonato? Nessuno ha suonato! Io! Ho suonato! Mi dovete 2 euro! Ma c'è sto fatto di 2 euro tu? Mi ha portato il giornale! Ehi, giovane, il giornale costa 1 euro! E sono 2! Ma sono uguali, perché ne hai comprati 2? Perché io domani faccio riposo. E non posso venire. No, da non ci stai scendendo da. Sono dai, sono la fritta. Buongiorno. Maria. Io chi? Io carina. Tu carina? Ci tratti sta stronza? No. Io cameriere, signorina Olga. Ah, cameriera, signorina Fianchi. Io Ucraina. Di grande famiglia Ucraina. Ah. Mia zia Ucraina. Mio zio Ucraino. Mia nonna Ucraina. Mia mamma russa. E mio padre con cacchio che dorme. Sarà mamma russa. Ma perché rimane sul ciglio? No, prego, accomodatevi, passa sopra ciglio. Ah, grazie. Voi spaventati, eh? Rubic. Io brutte di faccia so, ma di corpo va bene. Regolare? Ultima ter puntuale. Io in Ucraina ho vinto anche concorso bellezza. Ah, che miss era? Miss Stefosh Veneuchir. Miss Bellegamo. Ah, dittemi. Io facevo ballerina a grande teatro con ballerino. E ogni sera il pubblico vedere la morte del cigno. Ma un ballerino si vedeva morto con l'occhio però, Solo che... Dove sei? Si sta bruciando la pentola che hai messo in forno. Ah! Le lumignole chiede! Scusate, posso? Prego, signorina Olga, accomodatevi. Mia casa, tua casa. Mio regno, tuo regno. Io Tarzan, tu Jay. No, io Tarzan, lei Jay. Io ci so cita. Sono venuta per chiedere un favore. Certo, signorina, qualsiasi cosa c'è da soldi. Sei sicuro? No, signori, per i soldi, madame. Tutto ciò che volete, madame. Sono disposto ad aprire un muso. Se siente? Sono venuta per la pratica. Bravo, signori, insomma, ma teoria, passiamo prima l'apra. La pratica della pensione, l'aumento che volevate richiedere. Certo. Però se io faccio una cosa per voi... Comandate. Mi serve uno notte e giorno. Come si può scocchessimi? Uno fa la notte e l'altro fa il giorno. Ecco, forse ci alterniamo, ce la facciamo, signori. Un autista notte e giorno. Ah, un autista. Quello che avevo andato via. Un bravo uomo dello Sri Lanka. L'ho vista. Che cosa? Lanka. Specchietto. Delle mie brame, chi è la più bella del reame? La signorina Olga. Adulatore. Adrizzato. Maria, qua c'è una crisi, eh? Maria, devo chiamare il 118? Maria, smettila, dai, smettila. Maria, dai. Maria!
Maria, smettila, eh! Io ti voglio bene, eh! Che allora ti farò bene! Maria, smetti, mi stai facendo preoccupare, Maria, dai! Dai, eh! Ma tu ci ti fai male, Maria! Non ti stai mettendo le opresche! Maria, metti giù le mani, eh, Maria! Maria, smettila, Maria! Maria, se ti avvicini ti tiro un cazzotto! Faccio le mani più belle, eh! Maria, smettila! Smettila, Maria! Perché l'uomo va preso per le palle! Carina, si calmi! Sono un ispettore dell'INPS! Ma insomma, ho detto di calmarsi! Cercate mio fratello? Sì, Tonino abita qui, ho bisogno di parlare con lui. Sono l'ispettore Caputo. Scusate, ho interrotto qualcosa? No, niente, stavo facendo l'albero di Natale. All'olio. Sono la sorella, potete dire a me? No, ho bisogno di parlare con lui. Stiamo facendo un'indagine sui falsi invalidi e devo verificare lo stato mentale di vostro fratello. Anche se penso che oggi, invece di togliere una pensione, dobbiamo aggiungere un'altra. Sentite, guardate, mio fratello proprio in questo momento, cioè lui... Oh! Ah! Buongiorno! Oh! Le palle! Ah! Anche voi stavate facendo l'albero! Bene! Buongiorno! Oh, prego, ispettore! Vi vedo in forma questa mattina! Vi posso bere un caffè? Non sì, grazie! Sì, grazie! Quanto zucchero? Cucchiaini, grazie! Mi dispiace per ieri! Ci avete trovato in un momento che è difficile spiegare! Sicuramente ci avete preso per una casa di pazzi, ma con le pazze sono mio fratello! Bla bla bla, eccetera, eccetera! Ma oggi siamo tutti più tranquilli! Bentornato, ispettore! Ah, mi state prendendo il caffè! Mario fa buonissimo! Diventa eccezionale se aggiungere il sanguco! Provate adesso, come? La fine del mondo! Oh, prego, signorina Hogan, grazie! Oh, vedo che avete ospiti! No, no, quello è l'ispettore dell'Ips che è venuto per mio fratello! Ah, è pazzo? Questo è un brutto periodo per mio fratello! Ieri non l'avete trovato perché si credeva Christopher Columbus ed era uscito per comprarmi i tre caramelle! E questo è niente! La settimana scorsa credeva di essere Caligola e le facci bucavo a te! Va bene, basta che rispondano alcune domande! Ma questo ci pensiamo noi! Silenzio! Eccolo! Ben svegliato, signor Presidente! Avete passato una notte tranquilla? La mia segretaria! Oh, beh! Eccomi! Come la mia agenda oggi? Ricca di peli come sempre! Tesoro! Dimmi, Francesca cara! Ho visto un bel collier di diamanti in via Condotti! Bene, segretaria, espropriamo in via Condotti! Sarà fatto! Premier, come primo appuntamento dovremmo rilasciare un'intervista! Fatelo entrare! E quello sta già qui, è tutto pronto! Bene, si scusate, ma la procedura, non accettarmi se avete le armi! Se siete un terrorista! Mio Dio, terrorista! Dov'è il terrorista? Questo terrorista! Ma sono terrorista! E nemmeno io! Adesso il mio terrorista! Sì! Ora che succede? Adesso si crede un terrorista! Ma Duke Arma! Cavolo, ha preso la mia pistola! Non doveva finire così! Approfittatene ora, oggi non è giornata! Magari tornate domani perché... domani è un altro giorno! Può fare le mie domande? È un momento, c'è prima il TG3! Ah, vabbè! Sì? Il TG3! Io sono TG3? E ci so io, Chi c'è il TG3? Poi ci domanda al comunista! Premier! Sì? Cosa ne pensate di questa nuova finanziaria? Lo sapete che hanno aumentato la tasse ricchi e che voi dovete pagare più di 1 milione di euro in più? Ma no! Questi comunisti con queste tasse sono dappertutto! Il Presidente del Consiglio di sinistra, il Presidente del Senato di sinistra, il Presidente della Camera di sinistra, il Presidente della Repubblica di sinistra! Matteo Traffic Navalua per la precedenza a destra! Bene, allora rispondete alle mie domande. È un momento, adesso sono guarito e devo rispondere al telefono. Parete Kussonek. Pronto? Matteo, tu non devi rompere i sasanelli che mi stai a chiamare ogni 5 minuti, eh? No. Da quando ci hai fatto un briosto, non è cacchio del guaramilo d'angurto. Parete. Quello è il prezzo della tecnologia. Madò, grazie mille per essere passato. Noi eravamo così, tanto in pensiero, tanto preoccupati. Grazie ancora, arrivederci, eh? Grazie. Ah, signora! Io sono venuto qui per sistemare errori burocratici. Ma visto che ci troviamo, vorrei vedere anche il signor Tonino. Sa, non è il vostro caso, ma abbiamo scoperto certi giochetti. Gente morta che prende pensioni, invalidi che giocano a calcio. Sono dovuti che fanno i DJ! Questa è l'Italia! Vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere. Veniamo al sole. Sì. Tonino Cardamone, c'è? Vorrei parlare un po' con lui, giusto per capire come sta. Dovete vedere se è pazzo? Mi dispiace dirlo, signore, ma questo è il mio compito. Sì, sì. Ciao, Tonino, guarda.
ti volevo presentare l'ispettore, vero? Quello vero? Ma vale. Piacere. Posso offrire una tazzina di caffè con un poco di zucchero? Anzi, due cucchiaini di zucchero, che ne pensa? Grazie. Oh, eccolo. Ispettore. Guardi, eccolo qua. Il caffè con ciò più che più cuore. Provate. Siete pronto? Ettore, guarda, ti volevamo presentare l'ispettore vero Favale, che si sta prendendo il caffè con il Sambuca. Come? La fine del mondo. Una notte tranquilla? Che cavolo è tutto? Vorremmo presentare un ispettore. Piacere, ispettore Favale. Ispettore di cosa? IMS. Ve ne potete più riuscire! Non voglio avere più niente a che fare con l'IMS. Anzi, la pensione ma la potete più ritornare! Perché io non sono pazzo. Ormai sono sceso in campo, in politica, niente chiacchiere, eh. Metto tutto nero su bianco. Firmo un contratto con gli elettori. Bene! Qual è il vostro programma politico? Dunque, per prima cosa tolgo l'IMU sulla prima casa. Mi ci ho parlato se vi tolgo proprio la prima casa. Faccio 2-3 milioni di posti di lavoro, ancora non ho deciso. Città più sicure, campagne più fertili, monti nevati, mare pulito e mi fa sprifacciare. E per ultimo, realizzerò il più grande ponte per arrivare in Sicilia. Ponte del ponte sullo stretto di Messina? No! Genova-Palermo, tutto ne trovo! E chi è confermato?